Presentati i candidati siciliani di Forza Italia. Palermo chiede a Roma di dichiarare lo stato di calamità. E sulla crisi idrica nostra intervista a Giuseppe Riccobene di Legambiente. Calcolosi della Colecisti, convegno ad Agrigento organizzato dalla Clinica Sant'Anna. Per lo sport calcio Acragas Pro Favara e intervista ad un piccolo tifoso agrigentino sulla propria squadra del cuore, l'Inter, e grande tifoso dell'Acragas. Buongiorno da TVA Notizie. Oggi a Palermo presentazione dei candidati siciliani di Forza Italia per le elezioni europee. Tre le donne in lista, tra cui l'agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Grazie a tutti per essere intervenuti, grazie soprattutto alla stampa, ai giornalisti, alle televisioni per aver raccolto il nostro invito. Per me oggi è un motivo di grande soddisfazione a nome del partito di Forza Italia di presentare la lista delle candidate e dei candidati che comporranno insieme alla Sardegna la lista di Forza Italia per la circoscrizione Isole. Per noi è un momento importantissimo perché credo che oggi Forza Italia continui a dimostrare di essere così come negli ultimi mesi è anche stato valorato lo straordinario lavoro che è stato fatto dalla nostra segreteria nazionale, in particolar modo dal nostro segretario Antonio Tajani, diventando il partito di riferimento di quell'area moderata, liberale, garantista, europeista, chiaramente in questa circostanza, ed atlantista oggi più che mai, e diventando il riferimento per tutti quei movimenti civici, per quei anche elettori che nell'ultimo periodo avevano un po' perso la propria identità, per diventare appunto la loro casa politica e il luogo dove poter non soltanto partecipare, non soltanto annettere, ma avere cittadinanza politica. Voglio semplicemente dire che per me è un lavoro di squadra. Faccio politica da una quindicina d'anni, non avevo mai fatto questa esperienza, facevo altro nella vita, sono professore universitario, mi occupo di altro, sono una psicologa, quindi però fare politica mi ha, si suol dire, mi ha presa, e da 15 anni sono in questa mischia. Sono sindaco della comunità di Montevago e sono al secondo mandato, sono deputato all'assemblea regionale al terzo mandato e nel precedente governo Musumeci sono stata presidente della commissione sanità. Io partirei proprio dalla sanità per dire che cosa vuol dire conoscere un territorio? Conoscere un territorio significa conoscere le necessità dei cittadini. Fare politica significa fare un lavoro di squadra. Io ringrazio il partito che mi ha chiesto questo e credo che il partito debba ringraziare noi per il fatto che mettiamo la faccia, portiamo in giro quelle che sono le istanze del territorio cercando di dare risposte ai cittadini. Più di un sindaco, nessun altro può dire cosa vuol dire dare e avere ogni giorno dietro la porta decine di persone con istanze diverse. Il comune è un front office, io credo che la politica debba essere questo front office, in grado di dare risposte. L'Europa deve essere più vicina a questo meridione dell'Italia. L'Europa deve capire che ci sono temi quali quello dell'agricoltura. Una notizia di cronaca, colpi di pistola contro l'auto di un pregiudicato. È avvenuto la scorsa notte ad Agrigento nel quartiere di Fontanelle tra il Viale Sicilia e la Via Alessio Di Giovanni. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile. E veniamo alla siccità. Dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità lo chiede la regione siciliana al governo di Roma. Arturo Cantella. Il governo siciliano ha trasmesso a Roma lo scorso mercoledì 24 aprile tutta la documentazione necessaria per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia.
Nel dossier le soluzioni proposte dalla cabina di regia guidata dal Presidente della Regione, coordinata dal Capo della Protezione Civile regionale per porre freno in tempi rapidi alla crisi dovuta alla mancanza di piogge. Il gruppo di lavoro impegnato anche in questi giorni in continue riunioni ha individuato gli interventi necessari differenziati a seconda dei tempi di realizzazione, tra quelli di rapida attuazione, l'acquisto di nuove autobotti per i comuni siciliani in crisi, la rigenerazione dei pozzi e delle sorgenti, il ripristino di quelli abbandonati, il potenziamento degli impianti di pompaggio delle condotte esistenti, la realizzazione di nuovi condotti di bypass. Per i prossimi mesi invece si sta valutando la ristrutturazione e il riavvio del dissalatore di Porto Empedocle in provincia di Agrigento, uno dei due tra quelli di Trapani e Gela in provincia di Renna, in provincia di Caltanissetta, operazione che richiederà tempi e procedure di gare più lunghe. Nello stesso tempo il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha istituito 9 tavoli tecnici presso il Genio Civile dei vari capoluoghi, con rappresentanti del Dipartimento delle Acque, dei consorzi di bonifica, dell'autorità di bacino. Ne sono scaturite numerose proposte di interventi urgenti passati al vaglio della cabina di regia. Inoltre diverse riunioni sono state svolte con Sicilacque, AICA, Agrigento, Caltacque e Acqua Enna. Si aspetta ora che il Consiglio dei Ministri a Roma proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, provvedimento atteso per la settimana prossima, insieme allo stanziamento delle prime somme per gli interventi più urgenti. E continuiamo sull'argomento. Sulla grave siccità che interessa soprattutto l'agricoltura, Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, ha scritto al presidente della regione Schifani e al presidente Mattarella, Arturo Cantella. Il leader di Sud Chiama Nord, onorevole Cateno De Luca, ha inviato una lettera urgente al presidente Schifani, per conoscenza al presidente Mattarella, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione critica che il settore agricolo siciliano sta affrontando a causa della prolungata siccità. L'onorevole De Luca ha sottolineato l'urgente necessità di agire per mitigare gli effetti devastanti di questa emergenza e ha chiesto al presidente Schifani di procedere senza indugi alla nomina del nuovo assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. È fondamentale, ha affermato il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, rivolgendosi al presidente Schifani, designare una figura di spicco con le competenze necessarie per affrontare le sfide del settore primario regionale e promuovere strategie di adattamento e sostegno alle comunità agricole colpite. In caso di mancata nomina tempestiva, ha affermato Cateno De Luca, Sud Chiama Nord si riserverà la possibilità di adottare misure di protesta per evidenziare l'urgenza e l'importanza di questa situazione per il territorio siciliano e i suoi cittadini. Sulla crisi idrica e su quella che dovrebbe essere la nuova rete idrica di Agrigento, Arturo Cantella ha intervistato l'ingegnere Giuseppe Riccobene di Legambiente. Ingegnere Riccobene, parliamo del problema idrico in città. Stiamo vedendo che il governo regionale ha chiesto la calamità naturale per la nostra regione, ma in città come mai c'è questo problema che da anni e anni e anni non si riesce a risolvere? Si parla di questa rete idrica che non arriva mai. In un quadro regionale e nazionale altamente allarmante, devastante, se ci concentriamo sulla questione cittadina, secondo me dovremmo ancora essere ancora più allarmati, perché il principale dei finanziamenti per la principale delle infrastrutture che serve ad Agrigento non si sa dov'è finito. E a questo punto, nel ringraziarvi per occuparvi di questi argomenti, ribaltiamo questa domanda al sindaco, al presidente di AICA: dov'è finito il finanziamento che avete acquisito e per il quale avete appaltato e consegnato i lavori? Date una risposta ai cittadini, perché credo che sia l'argomento più importante in questo momento. Se è vero come è vero che è il principale finanziamento e se è vero come è vero che l'attuale rete idrica disperde oltre il 50% o il 60% d'acqua, quindi la realizzazione di una nuova rete idrica raddoppierebbe la quantità d'acqua disponibile per le persone.
Si parla anche di acqua che si perde nei vari fiumi provinciali, non tra questi anche il Verdura. Ecco, in questo senso si può risolvere in qualche modo incanalando l'acqua? Io l'altro giorno ho sentito dalla vostra emittente, ma credo anche su altre emittenti, un'intervista che era rammaricato perché l'acqua del Verdura si finiva in mare, ma l'acqua dei fiumi normalmente finisce in mare, quindi diciamo che ogni tipo di sbarramento, ogni tipo di opera idraulica presuppone comunque non sottrarre il deflusso minimo vitale perché al fiume su cui si realizza. E quindi dico, su questi argomenti lascerei la parola ad esperti che non siano diciamo colti da improvvisazione. E veniamo alla viabilità siciliana. La via Crucis della statale 640 ha 12 anni dall'inizio dei lavori e, come se non bastasse, è spuntato in provincia di Caltanissetta un autovelox. Il servizio. I cantieri sull'autostrada A19 Palermo-Catania verranno chiusi entro il 2026. Lo dice il presidente della regione Renato Schifani, mentre il ministro Salvini, ospite da Bruno Vespa, continuando a parlare di ponte sullo stretto, ricorda anche i lavori stradali proprio in Sicilia. Salvini dimentica però di riferire sul tratto della 640 Agrigento-Caltanissetta in territorio della provincia nissena, dove transitare è una vera via crucis. Una semplice dimenticanza oppure la dimostrazione che il ministro è all'oscuro di come vanno le cose da quelle parti, dove tra l'altro è stato installato un autovelox, come dire, una vergogna in più, una vergogna nella vergogna, insomma, che si aggiunge alla precaria situazione. La presenza degli autovelox, viene ribadito dai vari pulpiti, dovrebbe servire a scoraggiare l'alta velocità. Ma quale deterrente può rappresentare un autovelox collocato lungo un percorso che presenta difficoltà di ogni genere, anche di orientamento per gli automobilisti? Perciò sarebbe una buona cosa rimuovere la postazione, perché è palese che la sua presenza serve esclusivamente a rimpinguare le casse. Intanto l'augurio è che si possa finalmente percorrere la strada senza più percorsi alternativi e interminabili incolonnamenti. Dopo 12 anni di lavori, la via degli scrittori rischia di cambiare nome ed essere ribattezzata. Immaginiamo come. Calcolosi della Colecisti, interessante convegno ad Agrigento organizzato dalla Casa di Cura Sant'Anna. Arturo Cantella. Oggi un interessante convegno organizzato dalla Clinica Sant'Anna ad Agrigento che si parla di calcalosi della colecisti, un problema sicuramente interessante. Ecco, ma qual è la situazione in merito, dottore? Allora, con l'aumentare della diagnostica strumentale i casi di calcalosi della colecisti sono aumentati notevolmente. Non perché prima non ci fosse, solo che ora si sono affinate le tecniche di diagnosi, quale soprattutto la ecografia dell'addome superiore. È una patologia fastidiosa, ma può anche essere silente. La maggior parte dei pazienti che vengono alla nostra attenzione sono pazienti che hanno disturbi, le cosiddette coliche epatiche, per cui si rivolgono a noi per l'intervento di colecistectomia, che nella stragrande maggioranza dei casi viene eseguita con tecnica laparoscopica e si risolve il problema con 2 giorni di degenza. È una malattia che ad Agrigento nella nostra provincia... No, insomma, che dato statistico abbiamo? Ma molti casi, sono parecchi casi, probabilmente legati soprattutto alla gente che fa diete. Allora, in questi casi
aumenta il rischio di una calcolosi della colangite. Ecco, per prevenzione come si può prevenire? Non so, quali sono degli allarmi? Evitando i grassi, soprattutto controllando il colesterolo, però obiettivamente c'è una certa predisposizione a fare i calcoli della colangite e spesso sono associati ad altre patologie come l'ipercolesterolemia oppure praticamente al diabete e altre patologie. Un interessante convegno organizzato alla Casa di Cura Sant'Anna che parla di colicisti. Ecco, qual è la situazione, come sta andando il dibattito su una malattia sicuramente che nella nostra provincia è particolarmente anche importante? Sentiamo la necessità di incontrarci con i medici della provincia di Agrigento per parlare di un argomento che insiste in maniera frequente nella vita professionale di ogni medico. È una patologia molto frequente, una patologia che ha visto nel tempo modificare quello che è l'approccio sia diagnostico che terapeutico. L'approccio diagnostico, parliamo dell'ecografia e della risonanza principalmente, e la terapeutico è la rivoluzione che si è avuta nella chirurgia con l'utilizzo della tecnica laparoscopica che consente al paziente di risolvere il problema con non un accesso chirurgico laparotomico, cioè col taglio tradizionale, ma con quattro foretti nella parete addominale che riescono a risolvere il problema della calcosi della colecisti. Questo è il dato di fatto, portare un pochettino di aggiornamento e di novità in una patologia che incide in maniera molto ma molto frequente nella vita professionale dei medici e colpisce una grossa fetta di pazienti, specialmente di sesso femminile in giovane età. Ecco, che consigli dare? Prevenzione, ecco, i primi sintomi quando arrivano, insomma, come se ne accorge uno, dottore? Ma la diagnosi fondamentalmente è o per sintomi che si presentano, sintomo classico è la colica biliare, o altrimenti sono cosiddetti incidentalomi, cioè ecografie fatte per altri motivi riescono così a valutare la presenza di calcolosi nella colecisti. E per quanto riguarda i consigli sono quelli di una dieta scarsa di grassi, evitare l'obesità e stare attenti a quella che è la familiarità per malattia, cioè avere dei soggetti in famiglia che soffrono già in maniera consapevole della calcolosi della colecisti porta i discendenti a voler attenzionare il problema perché c'è una statisticamente un'evidenza di maggiore presenza di calcoli nella colecisti in soggetti con familiarità. Lunedì 29 aprile a Favara si riunisce il Consiglio Comunale con 10 punti all'ordine del giorno. In primo piano l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019. Giuseppe Moscato. Tornerà a riunirsi lunedì prossimo 29 aprile alle ore 19.30 il Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria dalla Presidente Miriam Mignemi. Presidente che riprova a convocare i consiglieri dopo che il recente Consiglio Comunale è caduto per mancanza di numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Soltanto uno dei 15 punti inseriti all'ordine del giorno è stato approvato, per il resto non si è potuto far niente in quanto, proprio all'appello chiamato dalla Presidente, sono mancati la maggior parte dei consiglieri in aula. Uno scontro che dura ormai praticamente da tutta la legislatura, da 2 anni e mezzo, in quanto il sindaco
Antonio Palumbo ha soltanto 3 consiglieri di maggioranza e non gode certo delle simpatie di molti gruppi di opposizione, alcuni che lo hanno detto chiaramente e abbandonano l'aula sistematicamente per evitare la trattazione dei punti, altri invece che lo fanno alla chetichella e al momento della chiamata dell'appello non sono presenti in aula. È successo così anche la scorsa settimana con il Consiglio Comunale, che è caduto per ben 2 volte proprio per l'assenza dei consiglieri. Lunedì sono 10 i punti inseriti all'ordine del giorno, tutti di materia finanziaria, con in primo piano l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019 e una variazione di bilancio in gestione provvisoria relativa ad un accreditamento del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un progetto relativo ai servizi di cittadinanza digitale. I consiglieri comunali sono anche chiamati a riconoscere alcuni debiti fuori bilancio gravati anche da sentenza del Tribunale e che quindi debbono essere legittimati e pagati. Vedremo quello che succederà lunedì, appunto, con inizio alle ore 19:30, se i consiglieri saranno in aula oppure se continueranno questa forma di opposizione al sindaco Antonio Palumbo, non permettendo la trattazione di molti punti in aula. Obbligato a pagare il pizzo anche dopo aver chiuso l'attività. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina nei confronti di un 48enne e di un 80enne residenti in provincia di Catania. Quest'ultimo, già condannato in via definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso, sono entrambi ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, l'operazione e il risultato di un'attività investigativa coordinata dalla DDA della Procura di Messina e condotta dai carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Taormina e delle stazioni di Sant'Alessio Siculo e Roccella Valdemone. L'indagine è stata avviata alla fine dello scorso anno dopo la denuncia alla caserma dei carabinieri di Sant'Alessio Siculo da parte di un imprenditore residente nella fascia ionica della provincia messinese che aveva riferito di essere sotto estorsione. Gli accertamenti condotti hanno permesso di riscontrare quanto dichiarato dal denunciante e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 2 arrestati. In particolare, dall'indagine è emerso che gli indagati dal 2019 avrebbero dapprima costretto l'imprenditore, che in passato gestiva una catena di supermercati nella provincia etnea, a rifornirsi di carne presso un'azienda per la quale lavoravano come rappresentanti, in modo da potersi garantire provvigioni sicure. In un secondo momento, anche dopo la cessazione dell'attività imprenditoriale della vittima, il 48enne e l'80enne avrebbero iniziato a pretendere delle somme di denaro contante per il pagamento di un presunto debito. Sulla scorta di quanto accertato, i 2 indagati avrebbero estorto complessivamente circa 6.000 euro, oltre a quanto ricevuto dall'imprenditore come corrispettivo delle singole forniture di carne. Nei confronti dell'80enne è contestato anche il reato di falsa attestazione sull'identità, in quanto si sarebbe recato presso gli uffici del comune ove abita l'imprenditore e, fingendosi avvocato, si sarebbe fatto consegnare un certificato di residenza della vittima. Ultima delle formalità, i 2 sono stati ristretti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. In considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, gli indagati sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. E ancora cronaca, stazioni e viaggiatori controllati dalla polizia ferroviaria in Sicilia. Il bilancio con Arturo Cantella. 906 persone controllate, 75 siti ferroviari ispezionati, di cui 64 stazioni, 6 sanzioni elevate. Questo è il bilancio della 5ª giornata dell'anno, denominato Operazione Rail Safe Day, svoltasi lo scorso 24 aprile, in cui sono stati impegnati 68 operatori della Polizia Ferroviaria della Sicilia. Il Servizio Polizia Ferroviaria, per contrastare i comportamenti scorretti dei viaggiatori e l'indebita presenza in ambito ferroviario
di soggetti che pregiudicano la sicurezza della circolazione degli utenti, ha disposto controlli straordinari su tutto il territorio nazionale. In Sicilia le operazioni sono state coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria, che ha indirizzato le verifiche verso quelle aree ferroviarie dove statisticamente si verificano con maggiore frequenza condotte improprie da parte dell'utenza ferroviaria, come il mancato utilizzo dei sottopassaggi e superamento della linea gialla in attesa dei treni, l'attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse e in generale la mancata osservanza delle regole vigenti negli impianti ferroviari, che talvolta sono causa di investimenti accidentali. A Catania gli agenti della Polfer, unitamente al personale della Polizia Municipale, ha effettuato controlli anche nelle aree adiacenti la stazione centrale, elevando 6 sanzioni, di cui 4 al codice della strada, sottoponendo a sequestro amministrativo un ciclomotore. Altre 2 sanzioni sono state combinate al titolare di un esercizio commerciale per diverse violazioni, tra cui l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Un servizio sui controlli del territorio agrigentino da parte della Polizia di Stato. Incessanti gli sforzi della Polizia di Stato al fine di garantire sicurezza su strada, in tale percorso si innestano i serrati servizi della Polizia Stradale che nella prima metà del mese hanno interessato le strade di Agrigento, eseguiti anche unitamente al personale sanitario della Questura. Nel complesso sono state controllate 70 persone, di cui 2 sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Oltre alle infrazioni menzionate, è stato deferito all'autorità giudiziaria un giovane per guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope. I controlli si inseriscono in un programma di prevenzione del fenomeno dell'incidentalità, che ha come causa principale, oltre all'eccesso di velocità, anche le violazioni di norme comportamentali previste dal codice della strada. In tale ottica il personale in forza non solo la sezione della Polizia Stradale di Agrigento, ma i distaccamenti di Canicattì e Sciacca, ha intensificato l'attività nella settimana di controlli Roadpol, dedicata a ciò, impiegando 15 pattuglie ed elevando 86 sanzioni amministrative. Iniziativa dei genitori della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Vediamo di che si tratta. 70 cuori in spiaggia, pari al numero dei deputati siciliani all'Assemblea regionale siciliana. E quanto faranno i genitori della cardiochirurgia pediatrica di Taormina domani sabato 27 aprile alle ore 10 nella spiaggia di Giardini Naxos? Un grido di allarme dei genitori alla deputazione siciliana per scendere in campo contro la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il 31 luglio scade l'ultima deroga concessa al governo regionale per il mantenimento del centro, affermano i genitori. È necessario quindi che il presidente della regione siciliana Renato Schifani e tutti i deputati siciliani chiedano al governo nazionale la tanto attesa deroga. Il ministro Schillaci ha assicurato la piena volontà del governo nazionale, ma necessita la richiesta ufficiale del governo regionale. Non permetteremo ancora di giocare con la vita dei nostri figli e siamo stati anche di vivere con la paura di non poter far curare i nostri ragazzi nel centro che da sempre li ha in cura. I cuori saranno piantati in un'area gentilmente concessa per la manifestazione all'interno del Lido di Naxos in sinergia con la Capitaneria di Porto e il Demanio siciliano. Alla manifestazione sono invitati il presidente della regione siciliana Schifani, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Galvagno, tutti i deputati siciliani e liberi cittadini che vogliano insieme al comitato genitori salvare un ospedale che rappresenta il terzo centro di cardiochirurgia pediatrica in Italia. Si allunga la lista delle persone che a Cammarata raggiungono il traguardo dei 100 anni grazie soprattutto all'aria pulita che la zona montana offre. Ad essere festeggiata nel paese della provincia agrigentina è la signora Vincenza Manciapane, nella foto con il sindaco di Cammarata e il comandante della polizia locale. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia.
Siamo alla pagina sportiva, domani in Serie D l'Acragas sul campo del Siracusa. Il servizio di Carmelo Lentini che fa il punto anche sull'eccellenza. Si ritorna in campo per la penultima giornata di campionato in Serie D con l'Acragas che dopo la sconfitta interna con il San Luca si reca nella tana del Siracusa che conferma la seconda posizione ed è proiettato nella lotteria dei playoff. Acragas che sarà senza Grillo e Cipolla squalificati a Retusea che intendono rimpinguare l'attuale classifica. La sfida del De Simone è stata affidata ad Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria con assistenti Marco Bosco di Roma 2 e Paolo Bianchi di Roma 1. Ma vediamo quali sono le altre gare della giornata. Acireale Locri, Gioiese Trapani, Licata Castrovillari, Portici Vibonese, Reggio Calabria San Gataldese, San Luca e Reale Casalnuovo e Sant'Agata Ragusa. Scendendo di categoria, questo sabato si giocano due gare, Castellammare e Castelbuono e Geraci Sciacca, poi Atletiche Palermo e Mazzara, Don Carlo Visilmeri Marineo, Fulgatore Folgore e Nissa Aspra, Profavara Accademia Trapani e Mazzara 46 Casteldaccia. Da evidenziare che la Nissa, dopo la riconferma del DS Ernesto Russello, ha riconfermato anche il tecnico Nicolo Terranuva. Ritornando invece al Favara, essendo il distacco tra le due squadre, Profavara e la terza classificata Mazzara da 46, è superiore questo distacco di 10 punti, gli incontri di playoff non verranno disputati e la società seconda classificata accede direttamente alla fase nazionale. Per cui la Profavara accede direttamente agli spareggi nazionali e dovrà disputare due gare, l'andata il 26 maggio con il ritorno il 2 giugno. Ma chi potrebbe essere l'avversario della Profavara in questo primo turno nazionale? Di certo sarà una squadra campana, come prevede il regolamento federale. A vincere il torneo d'eccellenza della Serie A e del girone A di quello napoletano è stato il Real Acerrana, mentre ai playoff, e qui è praticamente uscirà fuori il diretto concorrente della Profavara, e ci saranno due squadre, o Pompei oppure Nola. Da questo scontro uscirà fuori appunto il prossimo avversario. Chi supererà questo turno se la dovrà vedere al secondo contro la vincente di Molise Sicilia B e si potrebbe profilare un derby tutto siciliano. Ed ora spazio alle interviste. Ultima trasferta di campionato per l'Acragas che domani sarà di scena al De Simone di Siracusa contro la seconda forza del campionato, una partita che nasconde troppe insidie. Andiamo a giocare con la seconda forza del campionato, andiamo a giocare con una squadra fortissima perché ha elementi di categoria superiore in tutti i reparti, per cui noi dobbiamo andare lì tentando di avere l'atteggiamento da squadra operaia, da squadra che deve andare a correre due volte l'oro e tentare di non sbagliare, di non avere sbavature da un punto di vista tattico e soprattutto non sbagliare l'approccio, perché i primi 15 minuti saranno e determineranno tutto l'andamento della gara. Tra l'altro domani Siracusa festeggia il centenario, sarà grande festa al desiderio. Per loro sarà una grande festa sicuramente, sarà una giornata importante, hanno consolidato il secondo posto, non glielo può togliere più nessuno. Sicuramente vorranno festeggiare anche tentando di fare risultato, però dico, noi non andiamo lì a fare la vittima di nessuno, per cui andremo lì a giocarci la partita e a giocarcela pure a viso aperto. Alla squadra, ai giocatori, cosa hai detto prima di questa partita? No, loro lo sanno, sono giocatori già tanto di esperienza da capire che le ultime partite di tutti i campionati sono sempre le partite più importanti, sono quelle che poi si ricordano e rimangono impresse nella mente della propria società, delle altre società, degli addetti ai lavori, per cui bisogna tentare di fare bene sempre fino alla fine. Anche raggiunto il nostro obiettivo già da tempo, però bisogna tentare di fare bene sempre fino alla fine. Quanta voglia c'è di rivalsa in casa Acragas dopo la sconfitta casalinga contro il San Luca? Ma la nostra voglia
non è mai dipeso da questo. Noi devo dire che abbiamo avuto sempre una certa continuità, una certa costanza nei risultati. Certamente la partita col San Luca non ci aspettavamo finisse in quella maniera. È stato frutto di un atteggiamento sbagliato, dato che si era per molti avevano staccato la famosa spina. Forse ora hanno capito che bisogna riaccenderla, bisogna fare questo sacrificio ancora per queste ultime due partite, quindi domani mi aspetto assolutamente una gara diversa. Tra i convocati Riecco, San Severino, Mannina, Di Mauro, perdi però per squalifica Cipolla e Grillo. Perdo due elementi importanti, ne ritrovo però altri due comunque importanti, anche se con caratteristiche diverse, anche se ricoprono porzioni di campo diverse. Mi fa tanto piacere per Giulio San Severino, perché non meritava questa lunga squalifica. Noi siamo vittime di quello che scrivono sul referto gli arbitri, e purtroppo non potremmo mai farci nulla se scrivono delle cose vere o meno, e per cui mi fa piacere che domani il ragazzo possa rientrare e possa almeno concludere il campionato insieme a noi, perché è stato uno dei trascinatori fino al raggiungimento della salvezza. E proprio in eccellenza, ultima giornata per il Pro Favara, che incontra l'Athletic Trapani. Giuseppe Moscato. Ultima partita della regular season per il campionato di eccellenza Girone A. La Pro Favara l'affronta domani con il Trapani, un Trapani che ha bisogno di punti per salvarsi, una Pro Favara invece che è proiettata alle semifinali nazionali dei playoff con una squadra campana per cercare il salto di categoria in Serie D. È l'ultima partita che la Pro Favara gioca in casa e che naturalmente vuol ben figurare con il proprio pubblico, che in questo campionato l'ha sempre seguito. E qui accanto a noi Tino Longo, il direttore sportivo della Pro Favara, che sta assistendo all'ultimo allenamento, insomma, di rifinitura in vista di domani. Dicevo, nessun problema di punti, però una partita è sempre una partita. No, certo, noi dobbiamo onorare il campionato fino alla fine, anche perché come abbiamo fatto con le altre squadre che sono arrivate qui, con l'Aspra, con il Casteldaccia, non abbiamo regalato niente, quindi è giusto che facciamo la nostra partita. Il mister naturalmente darà anche un po' più spazio a chi ha giocato meno durante il campionato, però nulla di particolare, perché poi alla fine cercheremo sempre di vincere la partita. Anche perché, insomma, si devono testare e le ultime cose ci sono stati molti infortuni. Sì, la cosa, quella che è sempre detto fino ad oggi, che stiano rientrando tutti, sono rientrati tutti, è rientrato pure Retucci, e il mister quindi cercherà di mettere minuti nelle gambe, anche se è una partita che è l'ultima del campionato, e poi ci sarà una ripreparazione, diciamo, nel periodo che dobbiamo stare fermi fino al 26 maggio. È inutile nascondere, direttore, che la mente è puntata in Campania. Certo, sappiamo che in Campania sono due squadre fortissime che dobbiamo una delle due affrontare, o il Nola o il Pompei, però ripeto, quando la squadra è a completo e stanno bene, io credo che ce la possiamo giocare tranquillamente. E poi naturalmente dobbiamo aspettare anche un grande pubblico per il 2 di giugno, quando si farà la partita di ritorno qui a Favara, e proprio per questo anche la partita di domani assume un significato particolare, cioè il pubblico deve essere sempre vicino alla squadra. Ma io ho detto nella trasmissione settimana scorsa radiofonica che spererei domani avere un campo pieno, anche per dimostrare a questi ragazzi che quello che hanno fatto è straordinario. Ripeto, noi abbiamo fatto un campionato di vertice, perché altre squadre hanno vinto il campionato con gli stessi punti nostri, e noi abbiamo trovato davanti una Nissa ancora più forte, diciamo, perché dobbiamo essere onesti per quello che hanno fatto, e quindi ci siamo ritrovati a fare un campionato strepitoso ma non vincerlo. Ma la cucina non è chiusa, è ancora mezza aperta. Sei soddisfatto per il campionato fatto dalla tua squadra? Ma non avrei messo la firma, arrivare a non fare o a vincere il campionato o arrivare secondo senza fare la fase regionale, perché arrivare a 20 punti dalla terza, a 30 dalla quinta, io credo che questi ragazzi meritano veramente un applauso. Certo, magari qualcuno così facendo il tifoso, forse anche lo sportivo, potrebbe recriminare qualche punto perso soprattutto ad inizio di campionato. Ma noi abbiamo perso quelle tre partite fondamentali con delle squadre, perché
gli scontri diretti nel ritorno abbiamo vinte tutte, abbiamo vinto a Mazzara con la Mazzarese, abbiamo vinto con chi ha stravinto il campionato e chi ha perso in casa, l'unica partita, l'unica sconfitta l'ha fatto con noi, e dimostrando pure sul campo che eravamo forse leggermente un po' più forti. Però ripeto, per punti persi sono andate disgraziate, succede in Serie A e succede in tutte le categorie, perché non c'è la differenza qui, la differenza la fa solamente la concentrazione e anche tutti gli infortuni che abbiamo avuto. Ripeto, non è per cercarsi scuse, ma non abbiamo regalato 6-7 giocatori per due mesi di fila, quindi purtroppo una squadra costruita in un certo modo poi si ritrova senza sostituzioni e allora diventa più difficile vincerlo. Per concludere, così insomma, parlando solo tra noi due e non con i telespettatori, la società vuole vincere? La società vuole vincere e stravincere, la società vuole arrivare all'obiettivo che si era prefissato. Stiamo facendo, già abbiamo prenotato anche la zona, diciamo, più vicina tra Pompei e Nola, per non farci arrivare, per non essere impreparati in niente, perché già abbiamo prenotato tutto, abbiamo prenotato la nave che ci porterà stiamo partendo con Pullman, perché abbiamo deciso anche di spostarci con Pullman lì, e abbiamo già prenotato la nave, abbiamo quasi raggiunto l'accordo con un hotel che ha pochi passi dal campo dove andremo a fare la rifinitura. Quindi la società ce la sta mettendo tutta, la società ha speso veramente, rispetto agli altri anni, ha speso un bel po' di soldini, ma per fare questo sogno purtroppo servivano, e allora io mi auguro che i tifosi, non il 2 giugno ma anche già la domenica, vorrei vedere almeno 1000 persone allo stadio come abbiamo fatto nelle precedenti occasioni. Quindi Serie D, crediamoci. Io ci credo, ci ho sempre creduto dall'inizio, sono se non succede questo vuol dire che sono diventato pazzo. Piccolo tifoso dell'Inter festeggia lo scudetto facendo anche un bilancio di fine stagione, e da Agrigentino sprona il comune di Agrigento perché si attivi in favore dell'Acragas, cominciando dall'impianto di illuminazione dell'Esseneto. Siamo con il piccolo tifoso Alfonso Genova, campione d'Italia 2024. Sono molto contento di questa prestazione dell'Inter, che penso che quest'anno sia riuscita molto a gestire il campo, a gestire anche insulti che sono venuti da fuori, ma ha gestito molto bene il campionato, ha gestito molto bene il campionato, soprattutto la dirigenza, soprattutto Marotta, che con i suoi acquisti è riuscito a superare il livello delle altre squadre nonostante aver speso molto poco. Infatti le percentuali dicono che ha speso, spendendo 242 milioni, ora il totale della squadra, il valore della squadra che prima valeva 242 milioni, ora vale fino a 542 milioni, quindi è veramente un record assurdo per l'Inter e per la storia, che finalmente l'Inter ha raggiunto questa seconda stella che sembrava non arrivare più. Ecco, tu sei un piccolo calciatore, parliamo adesso di Acragas, come vedi la salvezza della squadra? L'Acragas sempre molto fedele a me, sempre che l'ho sempre sostenuta fin da quando ero piccolo. Allora, penso della salvezza meritatissima, però penso anche che l'Acragas avrebbe potuto fare di meglio quest'anno, se non fosse stato per qualche atteggiamento un po' scorretto dei giocatori, l'Acragas avrebbe fatto di più, secondo me. E penso che anche il cammino dell'Acragas per diventare una squadra molto più forte dipende anche dalla dirigenza e soprattutto dal comune, perché l'Acragas, come ha detto già il presidente Deni, se i tifosi vogliono avere una squadra competente e bravissima, il comune deve anche competere e deve cercare di fare questo impianto, questo benedetto impianto di luce, e fare un campo decente. Per quanto riguarda, penso che l'Acragas dopo la salvezza si sia un po' cullata, e infatti con il San Luca è stata una sconfitta che non mi è piaciuta molto, a mio parere, ma penso che l'Acragas ora contro il Siracusa darà molto in campo, e soprattutto contro i Portici, che penso che sarà l'ultima partita, che dopo la sconfitta contro il San Luca l'Acragas penso che non la darà per vinta agli avversari. Allora diciamo forza? Forza Acragas e forza Inter sempre. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.